ovviamente dell'informatizzazione e anche del disinteresse generale che c'è nei giovani, ecco, parliamoci chiaro, cioè non hanno la costanza continuativa di comprare un giornale o di avvicinarsi all'edicola, se no in questo momento magari per un fumetto, per una ricarica. Ecco, questo dei fumetti è un settore a cui attribuisci un po' di cura, oppure... Sì, diciamo che forse è un settore che internet qua non ha scalfito nulla, perché il fumetto di per sé rimane una cosa che devi comprare in carta, via, parliamoci chiaro, Certo. senza mezzi termini. Leggerlo su un iPad è una cosa che non Diverso. produce molto, molto molto giovamento, ecco, dal punto di vista del piacere proprio della lettura. Quindi comprare il giornale, un fumetto da noi rimane ancora un piacere, anche molti vengono giovani che lo vogliono in condizioni precise, senza tagli, senza virgole, senza lingue, perché ci tengono proprio. Non sono tantissimi, però è forse la parte dove c'erano più giovani, ecco, non è davvero il quotidiano quello che porta la lettura dei giovani, ma sicuramente il fumetto è in primis, o anche i libri, ecco, tutti i libri allegati ai giornali, fortunatamente qualche giovane si è ancora attaccato, Sì. però speriamo perlomeno di non perdere questi, magari questi rimanendo attaccati all'edicola, un quotidiano sportivo o anche un quotidiano politico, magari nei momenti più importanti lo comprano, ecco. Però non c'è la costanza come c'era una volta di comprare il quotidiano tutti i giorni per fare in cerca di notizie. Dunque, quello dei fumetti, Daniele, è un mondo abbastanza complesso, in cui in qualche modo bisogna che l'edicolante si attivi e cerchi in giro le novità, perché non tutto viene proposto dalla distribuzione ordinaria. E noi abbiamo segnalazioni qua e là, dall'Italia che ci parlano. Di una ricerca abbastanza accurata in internet, per esempio, delle ultime novità, una documentazione. Ecco, tu come ti stai regolando su questo? Io dal mio punto di vista, cioè proprio mio privato singolo, ho creato un sito internet Sì. che proprio a mio nome, tutto, dove intendo immettere tutto quello che è la mia passione, la mia vendita da tanti anni, in modo tale che la mia esperienza possa sfruttare nel mio genere di lavoro, siccome il futuro rimane questo per me, diciamo, per il mio lavoro. Cerco di sfruttare questi 30 anni di lavoro andando incontro alle esigenze che sono del mercato. Quindi ho fatto proprio un sito internet dove cerco di immettere tutte le pubblicazioni più importanti, i vari libri che ormai escono in quantità incredibile, che magari non tutti riescono a leggere al momento perché, cioè, o sapere che sono in edicola a quel momento lì. Io cerco di fare questo archivio nel mio sito di ricerca e di tesoro. Ecco. Sì. Il mio obiettivo primario ora è mettere in onda questo sito che è già pronto e che lo sta costruendo, cioè, ci sta lavorando un mio amico carissimo, e sta cercando di darmi una mano in questa operazione qua, che è un'operazione molto laboriosa, però direi che per il futuro potrebbe portare dei vantaggi, perché la mia intenzione non è tanto andare a ricercare dei clienti nuovi, ma non perdere i clienti vecchi, o Certo. perlomeno attirarsi i clienti della propria città, non davvero di spedire, che ne so, qualcosa dall'altra parte del mondo, però di interessare le persone che sono vicine a questo ambiente qui, quindi a uno che vuole fare una collezione di macchinine, o una serie di libri, o un quotidiano importante di una notizia che ha perso, di poterlo recuperare, ecco, di Dunque, averlo perlomeno. stai parlando di una cosa, diciamo così, interessante per gli edicolanti. Su questo siamo un po' impegnati come radio perché andiamo un po' nella stessa
direzione, Nella stessa direzione, soprattutto per quanto riguarda, per esempio, la segnalazione dei fumetti, la segnalazione dei libri, i libri per bambini, che è un altro capitolo, interessante. certo. Hai anche una pagina Facebook. Quando sarà pronto il sito, diciamo, visibile per tutti, io avrò sia su Facebook, che su Instagram, che su Google. Su tutti i social network che sono attivi, ecco. Quindi avrò a 360 gradi quello che il mondo internet prevede, Ecco, prossimamente. allora senti, guarda, ti faccio una proposta, Daniele. Quando questo accadrà, credo tra pochi giorni, tra poche settimane, dedicheremo come radio uno speciale, così commenteremo insieme il sito, cercheremo un po' di spiegare anche agli altri edicolanti l'importanza, di questa presenza virtuale, ma non troppo, anzi una presenza molto concreta, perché tu hai parlato proprio di archivio, di punto di riferimento. Il punto di riferimento che mette a disposizione, diciamo, l'esperienza che ho di conoscenza di tutte le cose che sono uscite in anni, andare alla ricerca anche dove è possibile, perché molte professioni non sono più richiedibili, però molte sì, di andare a soddisfare quello che magari ha perso un libro importante che gli interessa. Ora molti quotidiani si sono buttati nei testi alternativi al quotidiano stesso, no? Quindi Sì. tante pubblicazioni che sono anche, direi, particolarmente interessanti, specialmente nel nostro quotidiano locale, sia la Nazione che il Secolo, ma penso anche in altre zone d'Italia sia lo stesso, si adoperano a fare delle pubblicazioni che a molti interessano. Io ho molti libri anche della nostra città, della nostra provincia, che fatti da editori un po' meno grandi di questa zona qui, che magari molti non riconoscono nemmeno, mettendoli invece visibili. In un certo modo, spero di attirare l'attenzione di chi magari dice: "Toh, guarda, il libro sulla gente del comune di un quartiere qua di Spezia, che hanno fatto magari, che ne so, di Bettano, di altre cose che magari non pensa nemmeno che siano mai usciti, questi testi invece li hanno fatti e magari non hanno la pubblicità o la potenza che può avere un edicolo ancora dove c'è passaggio di persone. Noi dobbiamo ancora sfruttare, secondo me, il fatto che da noi erano veicolate molte persone per tanti motivi, e quindi tenerle più attaccate possibile al nostro mondo ci permette di avere una possibilità di non perderlo, però di dargli un servizio in più, che è quello che, diciamo, a noi importa, ecco, Mi cioè, sembra guarda, io sono aperto. una giusta filosofia questa. E ti dirò di più: quando tu prima hai parlato del sito internet, hai sottolineato l'idea di non perdere i clienti già acquisiti, quindi una maggiore cura anche attraverso internet. Io credo che invece internet ti possa consentire anche di catturare. Di catturarne tanti di nuovi, perché nel mondo virtuale a volte succedono delle cose che noi non ci aspettiamo, soprattutto dal punto di vista della segnalazione di novità e anche di segnalazione, come tu giustamente hai detto, di cose che magari sono state un po' stratificate nell'archeologia dell'editoria e che invece magari qualche interesse lo possono suscitare ancora, ecco. Certo. È sicuramente la strada che dobbiamo colpire fino a quando, diciamo, siamo ancora vivi, perché, diciamo francamente, l'operazione che io ho messo in atto di costruzione del sito non è economicamente a zero, ecco. Cioè, io ci ho già investito qualche centinaio di euro, diciamo, fortunatamente, perché sono riuscito ancora a gestirla con amici, cercando di avere un po' di tempo libero per lavorarci, cioè, cercando di non spendere Certo. una grossa cifra. Quando non avremo più nemmeno questo fondo qui, poter investire nella nostra attività diventerà molto difficile. Quindi, se non investiamo qualcosina o in tempo o proprio in denaro nella nostra attività, una volta che siamo finiti, una volta si camminava da soli, via, diciamo francamente, cioè l'agenzia ti forniva, la gente veniva e non avevi bisogno nemmeno
di sbatterti più di tanto. Oggi sinceramente qualcosa bisogna fare. Sicuramente la prima cosa è andare incontro a quello che è il mondo di oggi, che potrebbe essere anche il mondo del futuro, e buttandoci anche a scapito qualche centinaia di euro, diciamo così, del nostro guadagno, fino a quando ce l'abbiamo questo guadagno, perché se andiamo avanti così, visto che fino a qualche anno fa il 40-50% dei nostri introiti era il guadagno dei quotidiani, oggi non è più così. Quindi ancora investire quei soldi lì in qualcosa che potrebbe essere il futuro. Il futuro. Sicuramente è una cosa che do come consiglio agli edicolanti in primis, ecco. Bene. Chi vuole intraprendere questo lavoro. Bene, allora io volevo farti un'altra domanda, cambiando completamente argomento, anche se starei a parlare di questo argomento dell'innovazione ancora per molto, ma insomma io voglio prendere l'impegno pubblico con te: quando partirà il tuo sito ce lo segnalerai, anzi tra poco in privato se vuoi mandarmi la tua email così ci teniamo in contatto, e quando inaugurerai, terremo a battesimo quindi il sito anche con la radio, saremo davvero contenti anche di mostrare questo esempio, che con poche centinaia di euro, come dici tu, un piccolo investimento per il futuro. Allora, l'ultimo argomento che ti proponevo, naturalmente scegli tu, può essere un ragionamento fatto insieme sulla riforma dell'editoria, se ti sei documentato, se hai un po' sentito in giro quali sono le novità, oppure il sindacato, vedi tu, hai la parola, insomma, ancora per alcuni minuti per parlare di questi argomenti. Ma adesso fortunatamente la riforma dell'editoria sembra che qualcuno dall'alto abbia preso un pochino più a cuore la situazione editoria, visto che negli ultimi 15 anni come interlocutore dal punto di vista governativo ne abbiamo cambiati talmente tanti che ormai non si ricordano né più i nomi né più le correnti politiche e forse neanche la conoscenza di questo mondo qua, perché molti di quelli con cui hanno avuto a che fare non avevano idea com'era il nostro lavoro. Basti pensare alla liberalizzazione che voleva fare ai suoi tempi Bersani, così di abbrevio, di dare i giornali a tutti, quando ovviamente i costi di trasporto e i problemi degli editori erano altri. Ecco. Speriamo che rimanga, visto che noi siamo ancora una rete abbastanza ampia di punti vendita, una prerogativa già da parte del governo, anche di istituzioni ben più minori, che rimaniamo noi quelli più vicini alle persone, perché sinceramente io non so se è mai capitato a qualcuno di entrare in un supermercato, vedere il reparto quotidiani come viene poco curato o perlomeno distrutto da chi passa come cliente, è quasi uno sfregio al nostro genere di lavoro, ecco. Cioè, io se c'è un quotidiano spiegato male non lo do nemmeno al cliente, cioè, per dire. Lì invece chi se lo deve andare a comprare se lo trova letto oppure con un inserto mancante o portate via le pagine che interessano. Cioè, è un lavoro che veramente a chi ha fatto lavoro da anni è un dispiacere, chi capisce che cioè, questo lavoro da anni è veramente un dispiacere. Quindi io spero solo che in futuro sì, magari che i giornali possano anche essere trasmessi o immessi in altre catene come tabaccaio o altre, forse ci andremo incontro, ma poi magari ci sono posti, paesi dove l'agglomerare un'unica attività in tutto ha un senso. Però io diciamo che spero che in futuro perlomeno questo genere di lavoro sia curato, ecco. La cura di questo lavoro sta sempre nel rapporto che abbiamo con le persone. Peccato se non è nessuno che ti fornisce il quotidiano e se lo prendi da solo. Invece io mi auguro che tutte queste attività, che siano tabaccai in futuro, che siano bar in futuro o chi per esse, cioè, curino questo lavoro qua, perché sennò diventa un lavoro degradante, proprio anche da vedere, ecco, cioè poco piacevole, ecco. E certo. Poi sinceramente mi auguro per ultimo
che chi è a monte faccia un lavoro di qualità. Ecco, cioè, l'unica